C'è qualcosa che non funziona. Mi controllo il caricatore. Ah, fammi dare un'occhiata. Forse è la molla che non si è sbloccata. Basta sostituirla, ci metto un minuto, aspettami qui. Sì. Fermo dove sei! Non fiatare e non dare l'allarme! Ci servono armi e munizioni! Fate una mossa, vi faccio saltare il cervello! Tu! Butta la pistola! Piano! Piano! Tu! Metti le mani sopra la nuca. E adesso... inginocchiati! Immobile! E adesso tu! Siediti sul bancone. Lentamente! Fermo! Metti le mani sulla testa. Agente Bennett, la soffiata era giusta, li ho beccati. Mandate la macchina. Ok. A proposito, Forrest non risponde da Tampa. È ancora in volo. Proverò più tardi. Allora, è il tuo primo volo? L'elicottero è come una donna. Una bella donna. Molto delicato. Ti piace la musica? Beh, immagina di ballarci un valzer. Io credo che l'elicottero non faccia per me. Sei sicuro? Sicurissimo. Ma dai, è così facile. Sono Doug Bennett, chiamo da New York. Vorrei parlare con Steve Forrest, per favore. Ah, è ancora in volo. Va bene, chiamo più tardi. Ehi, che sta succedendo? Sta fermo! Fermi, adesso basta, lascialo in pace. Brutto bastardo, tu sei peggio di loro! Quella è l'unica fotografia che ho del mio amico Steve. Portalo via! Cammina! Mi dispiace molto, sai, Steve. Scuola Eliporto Tampa, posso esserle utile? Salve, sono sempre Bennett. È sceso l'angioletto? Attenda un momento, prego. Questa è la segreteria telefonica di Steve Forrest. Sono momentaneamente assente. Per favore, lasciate il vostro nome, il telefono e il messaggio dopo il segnale acustico. Molto spiritoso, Steve. Ma quanto rompere. Senti, Joe Garrett è uscito ieri da San Quintino. Ma che mi dici? È l'unico caso rimasto insoluto della nostra carriera. Della tua carriera, amico. Io non sono più in servizio. Da quando la polizia mi ha tolto la licenza di prendere a schiaffoni i peggiori farabutti della terra, la polizia non fa per me. Senti, Steve, ti dicevo di Garrett. Appena è uscito di galera, si è messo in contatto con gente di Miami. In questo momento sta venendo lì, in Florida. E adesso senti tu, i miei allievi hanno l'esame per il brevetto tra neanche una settimana e tu mi vieni a parlare di una rapina di 9 anni fa. Una rapina? La rapina! 20 milioni di dollari, Steve! Anche se fossero 200 milioni, i miei allievi vengono sempre prima. Andiamo, Steve. Garrett è sul volo Eastern 181 che atterra a Miami fra 3/4 d'ora. E quindi hai tutto il tempo di andare all'aeroporto e di intercettarlo. Ho pensato... Hai pensato malissimo. Passo e chiudo.
Non è meraviglioso? Finalmente a Miami. È tutto così silenzioso, così tranquillo. Ferma! Ferma! Che buona. Continua il giro. Oddio mio. Prendete i portafogli, i gioielli! Dai avanti, sbrigati! Sì. Presto! Andiamo, non fate storie, d'acqua! Date buoni, vi conviene! D'acqua! Che è questo? E leva quello! Apri quella borsa! È tutto quello che ho! Ho detto apri quella borsa! Non c'è niente! Non voglio vedere cosa c'è! Solo documenti, giuro! Solo apri! Apri. Ho detto apri! Ecco qua! Attendela! Ok, fermati qui! D'accordo! Andiamo! Coraggio, andiamo! Via! Per favore, calma. È inutile protestare tutti insieme. Calma, 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 signori. Il distretto di polizia è proprio qui vicino. Adesso andiamo tutti lì, ok? La polizia. Vieni su, cazzo. Mi hanno portato via. È in ufficio il capitano Tani? E l'assicurazione? Sì, a presto. Cercheremo di aiutare. Un momento, no, mi racconti bene come sono andati i fatti. Capo? Vieni pure, Lion. Grazie. Un passeggero non si trova. Deve essere scappato. Che cosa te lo fa pensare? Le sue valigie ci sono, lui no. Ottima intuizione. Dai, apri le valigie e vedi se c'è il suo nome. Già fatto, capo. Questo è il foglio di uscita dal carcere di San Quintino. Si chiama Garrett ed era al penitenziario fino a 3 giorni fa. Garrett? Ti dice niente il nome Garrett? Assolutamente niente, capo. Ci avrei giurato, Lyle. Joe Garrett era in carcere per la rapina alla Banca Federale di Detroit. 20 milioni di dollari. Fu catturato quasi subito da 2 poliziotti veri, amici miei. Condannato a 9 anni, non ha fatto mai il nome dei complici. Chissà perché è venuto così in fretta a Miami. Prima o poi tutti quanti vengono a Miami e qui c'è il sole tutto l'anno. Certo, Lion, c'è il sole tutto l'anno. Addio, principessa. Non mi ricordo bene le parole. Eppure questa canzone l'ho scritta io. Salvemi, hai da accendere? E potresti rispondere almeno. Ma non ti ho neanche toccato. Ti ho chiesto di accendere. Perché non mi rispondi? Sei un maleducato. Ti ho toccato la spalla e sei caduto come una pera cotta. Salve, Bill. Vedo che hai trovato compagnia stasera. Ehi, Frank, spegni quel riflettore. Io sono un figlio della notte. È morto. Eh? Sono innocente, voglio parlare con il mio avvocato. Oh. Ehi, Ricky, chiama 2 ambulanze, una per l'ospedale e una per l'obitorio. Il capo della polizia, Risner, non mi dà tregua, Johnson. Appena ho scoperto che Garrett era in città, abbiamo cercato di beccarlo, ma lo abbiamo mancato. Risultato, Garrett è morto. L'ho saputo. Anche noi dell'FBI ci stiamo occupando della faccenda. Perché non la lasci a me questa patata bollente? Devo evitare che Risner mi costringa a dare le dimissioni. Sai, ultimamente al distretto le cose non mi sono andate molto bene. E Risner me lo rinfaccia sempre. Ah, per quanto mi riguarda te ne puoi occupare tu del caso. Ma senza intralciare il lavoro dei miei ragazzi. Io voglio che se ne occupi l'FBI, ma con i detective che scelgo io. Tu chi avresti in mente? Doug Bennett e Steve Forrest. Non mi sembrano del mio dipartimento. Sono del Bureau di New York. 2 ragazzi molto in gamba. Anni fa, quando ero al nord, erano con me nella polizia. Senza contare che furono loro ad arrestare Garrett. Che cosa dovrei fare? Prestarmi Forrest e Bennett. Potrebbero agire come agenti normali. In incognito. Esatto. Si può fare. Telefono oggi stesso al mio collega di New York. Grazie. Thank you.
Bennett, ti vuole il capo nel suo ufficio. Subito. Mi ha fatto chiamare, signore? Ti piacerebbe occuparti del caso Garrett? E come? L'ho fatto seguire da quando è uscito di prigione. E naturalmente avrà chiesto la collaborazione del tuo amico Forrest. E lui, visto che è ancora offeso, ha rifiutato. Ha indovinato, signore. Intanto hanno fatto fuori Garrett. Sì, lo so. Questo fa pensare che i complici della rapina e i 20 milioni di dollari siano localizzabili nella zona di Miami. L'ordine di servizio è partire per Tampa e convincere Forrest a rientrare in servizio. Vi metterete agli ordini di una vostra vecchia conoscenza, il capitano Tanney dell'ottavo distretto. Agli ordini, signore. Ehi, Doug, come farai per convincere Forrest? Gli forzerò un po' la mano. Se fai un altro passo ti spacco la testa. Ciao, Steve. È tanto che non ci vediamo. Ma davvero? Bel modo di accogliere gli amici. Tu non sei amico mio, tu sei un agente federale. Senti, sono qui per convincerti a... Vattene, non sprecare altro tempo, tornatene a casa. Steve, so già che riuscirò a convincerti. Non ne sarei tanto sicuro. Anche se ti dico che... hanno fatto fuori il nostro capo Tanney? Quando? E chi? Probabilmente gli stessi che hanno ucciso Tom Garrett. Oh, merda. Andiamo. Lo sapevo. Dopo 7 anni di prigione, Garrett viene qui per prendersi i suoi 20 milioni e invece finisce ammazzato. È strano tutto questo, no? Steve! Oh, Charlie, non è eccitante essere lontani da New York e dalla continua minaccia della violenza in quest'oasi di tranquillità e di pace? Ci rivediamo, no? State tutti ai vostri posti, non muovetevi! Lo sai che devi fare quello che dico io, vero? Adesso continua il giro. Sì. Tutti fermi, non muovetevi! Questa è la rapina! D'acqua! Sta fermo, non parla! Fermo! Sì, Barbone! Dai qua! Buono! C'è un signore che ti desidera. Avanti, svegliati per voi! Sì, e rovescia le tasche! Sta parlando con te! Non voglio parlare con nessuno! Fermo! Mani in alto, polizia! Fermi tutti! Che nessuno si muova! Sta a cuccia tu! Teppi, sai ancora come si fa? Già. Porta i miei bagagli a questi signori all'ottavo distretto. Perché? Tu dove vai? A trovare la vedova di Tanney. Ah, ma che fretta c'è? Ci andiamo dopo insieme? No, scusa, Doug. Preferisco andare da solo. Signora Tanney? Steve, veramente una volta mi chiamavi Carol. Entra, accomodati. Grazie.
Io ho saputo della disgrazia. Sì, è molto gentile da parte tua. Grazie. Siediti, Steve. Grazie. Sentirò molto la sua mancanza, Steve. Era così caro, dolce. Sì, straordinario. Intelligente, sensibile. Già, un compagno veramente insostituibile. Sì, è proprio vero. L'ho scritto anche sulla sua tomba. E poi era sempre così allegro. Allegro? Beh, allegro però... Saltava, leccava, si strofinava, zampettava sempre dappertutto. Zampettava, mo. E poi era di un'educazione incredibile. Ah, educato, sì, sì, questo sì. Non faceva mai la cacchina in casa. No, Aspettava davanti alla porta chiusa, finché non gli aprivi, e andava a farla sempre in giardino. Ah, sì, in giardino. Ecco, sì, certo. Robert sarà molto contento di rivederti. Rivedermi? Verrà prima del solito questa sera. Beh, senti, Carol... Io capisco che deve essere stato un grosso shock per te, ma devi rassegnarti. Ah, questo è lui. Scusami. È lui. Pronto? Sì, caro. Ancora una volta quei teppisti. Ah, è stato Doug a prenderli. Salutalo da parte mia. Indovina chi c'è qui. Steve. Allora farai tardi? Beh, va bene, pazienza, caro. Ciao. Dice che farà... Steve! Signore, non hanno rubato niente a lei? No, grazie. Non vuole sporgere denuncia? Non importa. Posso fare qualcosa per lei? Posso esserle utile? Signore, ehi, un momento, dove sta andando? Ciao, Steve, perché ci hai messo tanto? Ti stavo aspettando. Anch'io. Steve, sì. Sì, sì, che cosa? Sono io, Steve. Oh. Salve, capo. Come te la passi? Ah, lo sai, il tuo amico va raccontando in giro che sei morto. Non dovevi arrivare a tanto per aiutarmi. Aiutarti a fare cosa? Il capo della polizia vuole farmi le scarpe. Se non risolvo il caso Garrett, sarò costretto a dare le dimissioni. E dopo tanti anni di servizio, non saprei proprio che altro fare. E io come posso esserti utile? Non ho il coraggio di chiedertelo, ma ho tanto bisogno del tuo aiuto. Sì, è vero. Tu sta zitto, io decido da solo. Il fatto è che i miei allievi hanno l'esame per il brevetto tra una settimana. Non lo so, vedrò cosa posso fare. Tutte le pattuglie sorvegliano le auto sospette. C'è una gang che opera su una Arc Ford Blue dell'84. Purtroppo non abbiamo altri dettagli. E ora voglio presentarvi due nuove reclute. Alzatevi, figlioli. Sono Jess Donnell e L.L. Ray. Sembrano piuttosto stagionati per essere reclute. Ok, ehi, spiritoso, che fai? Ridi? No, non sta ridendo, è una paresi. È vero? Sì, sì, è vero. È proprio una paresi. Ah. Ragazzi, andate a setacciare la città. Voi due restate qui. Ricordate, gli altri non devono nemmeno sospettare chi siete. Perciò intervenite se vi trovate nella zona dove succede qualcosa. Ma non dimenticate che il vostro unico scopo è l'indagine Garrett. Queste sono le chiavi e l'indirizzo della vostra casa. È piccola, ma funzionale. Cos'è quella colletta per la vedova dell'agente Clay?
Terry Clay era un bravo poliziotto. È stato ucciso 3 settimane fa. Era arrivato vicino, molto vicino a mettere le mani sulla gang dell'autostrada, ma aveva il pallino di agire da solo. Metti $20. Sì, certo. Quelli sono per te? Sì, sono per me. Mettine altri 20. Perché? Per me. Ma scusa, i tuoi soldi non sono buoni? Non ho contanti, ora poi te li rendo. Ma perché devi sempre fare tutto con i soldi miei? Alti e magri, vero? Magari quelli abbronzati con tutti quei muscoli che fanno il culturismo. Tutto muscolo e niente cervello. Scusi. Salve. Guarda che se ti vedo con qualcun altro per la strada ti graffio tutto. Così non rimorchi più per 2 mesi, capito? Scommetto che siete qui anche voi per quel Garrett, quello della stanza 5, vero? Vero. Oh. Hai vinto la scommessa. Guarda un po' qui. Si era registrato con il suo vero nome. Lei sa chi ha visto? Chi ha visto chi? Garrett. Garrett. No, a parte gli scarafaggi non ha visto nessuno. E che cosa ha fatto? Niente. A meno che per voi entrare e poi uscire e poi rientrare voglia dire fare qualcosa. Lo sapete com'è, no? No, non lo sappiamo. Facci capire tu. Beh, un tizio prende una stanza, giusto? E poi che fa? Comincia ad andare, a venire e poi dorme, eccetera, eccetera. Già, è proprio questo eccetera, eccetera che ci interessa. Garrett è stato ammazzato. Che cosa mi dici adesso? Ehi, ma che state insinuando? Non è mica stato ucciso in questo hotel? Questo lo sappiamo. Ha fatto nessuna telefonata? Parecchie telefonate. Sono registrate? No, figurati. Avrà usato quel telefono a gettone, giusto? Sì, è vero. Come fa a saperlo? È uno dei miei doni di natura. Oh. E con chi parlava? Sentite, regola numero uno in questo mestiere, non si deve mai, dico mai, ascoltare le telefonate dei clienti. Regola Andiamo, numero due, coraggio, non si deve... dacci la chiave e facci vedere questa stanza. Signore, un momento. Accidenti, che fretta. Seguitemi. Da questa parte. Questa è la stanza numero 5. E che è successo dopo? Dopo che cosa? Dopo che l'hanno trovato morto. Qualcosa di strano, che magari non sembra avere relazione con Garrett. Beh, veramente una cosa c'è. Io però non credo che sia importante per voi altri. Tu intanto dicela. Dopo la visita della polizia è venuto un cliente e ha preso la stanza numero 5. Perché? Le altre erano occupate? È proprio questo il punto. C'erano la 3, la 7. E invece questo tizio ha insistito per avere la 5, a tutti i costi. Non ha sentito ragioni. Ah sì? E poi che ha fatto? Ha preso la stanza, ci si è chiuso subito dentro ed è uscito il mattino dopo. Ha pagato e se n'è andato. Strano, no? E cosa c'è di strano? Beh, che non ha nemmeno toccato il letto. Ha lasciato la stanza in perfetto ordine, più pulita di quando ci è entrato. Ah sì? Ce lo puoi descrivere? Una specie di gigante, una montagna, con una faccia da bruto, un indiano. Ha firmato il registro? Certo tesoro che l'ha firmato, toro seduto. Era un uomo che una volta era molto famoso. Voi l'avete conosciuto per caso? Molto spiritoso. Hai notato qualche segno particolare? Muscoli. Un ammasso di muscoli. Una sinfonia di muscoli. Ok, ho capito, ti piacciono i muscoli, va avanti. Deve essere stato uno che faceva il pugile. Io li riconosco dal naso, quelli là. Ma
giudicare dai nasi sembrano tutti uguali. Sì, ma il nostro uomo fa il carpentiere. Ah, il carpentiere. E a te chi te l'ha detto che fa il carpentiere? Ha smontato tutto l'appartamento e poi l'ha rimontato alla perfezione. Ergo è un professionista. E che cosa avrà cercato? Beh, questa è una domanda da $100,000. C'è qualcuno qui che faceva il pugile? Ti hanno fatto arrabbiare, toro seduto? Del vostro aiuto non ho bisogno. Sì, ma noi abbiamo bisogno del tuo. Che vi serve? Sapere... Che sei andato a fare nella stanza di Garrett. Venite con me. Non mi piace farmi vedere parlare con gli uomini del generale Custer. A proposito, il mio nome è Charlo. Che ci hai fatto nella stanza di Garrett? Ci sei rimasto per 24 ore. Prima l'ho smontata e poi l'ho rimontata. È il mio mestiere. Che cosa stavi cercando? $20 milioni sono una bella somma. Tutto il denaro del mondo non vale un vero amico. Un concetto encomiabile. Continua. Tutto quello che ho trovato è questo cacciavite. È un martello. Forse non erano neppure di Garrett. Può darsi. Che genere di rapporti c'erano tra voi due? Era mio compagno di cella a San Quintino. Mi salvò la vita una volta. E tu per sdebitarti lo hai pugnalato. Sentite, quando ho letto quello che gli era successo, ho deciso di scoprire da solo chi era stato. Noi indiani siamo fatti così. E l'hai visto prima che lo uccidessero? Sì, aveva bisogno di soldi. Qualcuno l'aveva derubato sull'autobus. Questo quadra. E ti ha detto qualcosa? Ha detto che un tale, uno della rapina, doveva essere qui a Miami. Garrett voleva riscuotere la sua parte. Aveva in mano le prove sicure per incastrarlo. Già, purtroppo lo ha rintracciato e quello... gli ha chiuso la bocca per sempre. E si è preso anche le prove, giusto? No, Garrett era troppo furbo. All'appuntamento ci è andato a mani vuote. Le prove le ha nascoste così bene... Eppure io sono riuscito a trovare... Ti ha detto il nome di quello che cercava? No. Va bene, Charlo. Grazie. Se mai ti venisse in mente qualcosa, cercaci questo numero. Se trovate l'assassino di Garrett, fatemi un fischio. Devo dirgli due paroline nell'orecchio, ok? Ok. Ecco qua, Charlo. Arrivederci. Se Charlo trova l'assassino di Garrett prima di noi, speriamo che ce ne lasci almeno un pezzo per l'autopsia. We'll be right back.
chilometro, presto! E dico presto sul serio, questi sparano cannonate! Ricevuto, stiamo arrivando. Tieni duro. Vai. Non graffiare, bella gattina! No! Oh, dai, è giusto! Fermi! Mani sulla testa! Tu, in piedi! Fermo dove sei! Voltatevi! Lentamente. E adesso inginocchiatevi. Fermi! Mettete le braccia dietro la schiena. Anche tu. Braccio dietro la schiena. Ho finito le manette. Braccio dietro la schiena. L'altro. Ecco fatto. Mi sembra sia tutto a posto. Sì, grazie. Non è grave come pensavo. Giusto un finestrino rotto e qualche ammaccatura. Congratulazioni, avete fatto bingo. Come sarebbe a dire? $50,000 è il premio dell'assicurazione camionisti per chi prendeva quei fetenti. Ehi, siamo ricchi. Bene, così mi ridai tutti i soldi che ti ho prestato. Te li avrei restituiti lo stesso. E a parte le congratulazioni del governatore a tutto il distretto, per voi c'è anche questo assegno, $50,000. Ve li siete guadagnati tutti. Ah. E... che però non potete avere, perché i poliziotti non possono ricevere ricompense. Peccato, avevo fatto un pensierino su una Porsche. E io contavo di pagarci una rata dell'elicottero. E ridaglielo. No, ho un'idea migliore. Adesso i ragazzi Clay non avranno più problemi fino all'università. Ragazzi, vi ringrazio a nome dell'ottavo distretto. Bravi, è stato proprio un bel gesto. No, non è il caso, è a nome di tutti noi. Tutti per uno, uno per tutti. Appunto. Ok, potete andare, ragazzi. Jess. Sì. Sì? Siete liberi oggi. Ma questa sera vi fate eleganti e andate tutte e due al Club Stefano a incontrare un informatore che ha qualcosa da dirvi su Garrett. Come lo riconosciamo? Vi riconoscerà lui. Voi andateci. Ci vediamo. Sarà dura per te. Cosa? Riuscire a farti elegante e avere un aspetto umano. Hai perfettamente ragione. E ti... Signori, cosa prendete? Io prendo una pigna colada, molto pigna e poco colada. Io invece vorrei una bionda Mary. Non abbiamo bionde Mary. Abbiamo una Kitty rossa, una Barbara bruna, una Diana negra, una Mintoi cinese, una donnina graziosa che fa dei giochini erotici molto particolari. Io non parlavo di donne, volevo un succo di pomodoro, vodka e pepe. Un Bloody Mary? Bloody Mary, bionde Mary, sta a guardare i capelli. Ho capito. Quello che mi manda in bestia è che gli informatori non sono mai puntuali. Informatori, chiamali pure spioni. Mi passate le noccioline, per favore? Certo. Grazie, non c'è di che. Non solo sono sempre in ritardo, ma puzzano come capre. È la puzza della paura, scariche di adrenalina. Certo, col mestiere sporco che fanno è più che naturale.
al nostro incontro. Come vedete, non tutti gli informatori sono in ritardo. Non tutti puzzano come capre. E sul fatto degli spioni, potrei anche contestarvi. Io mi chiamo Irene. Salve, sono Jess Donner. Io sono Ray. Per non dare troppo nell'occhio, sarà bene che uno di voi mi inviti a ballare. È lui il ballerino. E va bene, signora, mi concede questo ballo? Con piacere. Lo sa, ho l'impressione che ci siamo già conosciuti da qualche parte. Io non credo. Ci scommetterei. È stato a Boston 2 anni fa. No. Strano. Come mai una donna giovane e bella ha scelto un mestiere così, come posso dire... abietto. Sì, cioè, no, volevo dire pericoloso. Beh, è una lunga storia, forse un giorno te la racconto. Salve. Ci vogliono le noci con quello che bevi. Ah, grazie. Ti dispiace se mi siedo? No, no, ma ti pare. Vieni da questa parte, però. Allora? Sorpresa di vedermi? Beh, sono poche le cose che mi sorprendono ormai. Stavo passando qui davanti e vi ho visti entrare. Ah, sì, bene. E come sta il camion? Ah, è in forma. Anzi, detto fra me e te, ci ho anche guadagnato qualche dollaro con l'assicurazione. Ma come sarebbe tra me e te? Tra te e te? Io non ci voglio entrare coi tuoi problemi con l'assicurazione. Chi è quella specie di camionista? Non ci crederai, ma è proprio un camionista. Ah. Beh, non possiamo parlare davanti a lei. Ci penso io. Oh, Irene, ti posso presentare la mia amica... Annabelle. Annabelle. Salve. Vi dispiace se io e Annabelle andiamo a fare una passeggiata sotto la luna? Ah, non sapevo che fossi anche romantico. Beh, ci sono molte cose che tu ancora non sai di me. A più tardi, Irene. Ah, c'è il bestione. Sì. Ma dimmi un po', Annabelle, tu vai sempre in giro soltanto su delle macchine sportive? Sì, sempre. Sali e ti accorgerai che è molto più comodo di una Rolls Royce. C'è anche la cucina? Certo. Allora andiamo. So che vi interessano i movimenti di un certo Garrett, ora defunto. E tu come lo sai? Doveva essere un segreto. Le vie del Signore... sono infinite, sì, lo so. Allora... cos'hai da dirmi? So che Garrett, quando è venuto a Miami, ha incontrato un certo Fletcher. E chi è? Un faccendiere qui in Florida, intrallazzatore senza scrupoli. In quale campo? Fa la liberatore e altre cose illegali. Come facciamo a incastrarlo? Io so che vuole trasformare la finale dell'Orange Bowl tra il Washington e l'Oklahoma nel più grosso e sporco affare del secolo. Come? Sì, corre voce che ha intenzione di rapire il migliore attaccante del Washington, Joe Ranieri. Solo per quel giorno. Andiamo, questa è un po' grossa, eh? Comunque non vi costa niente tenere Joe Ranieri sotto sorveglianza. L'idea sarebbe di... sì, ho capito. Far fallire il rapimento, beccare Fletcher e metterlo sotto torchio. Indovinato. Provare non costa niente. Questo cantante italiano mi fa venire la pelle d'oca. Mi succede sempre così quando lo ascolto. E a te? Thank you.
312 per favore. Adesso scusa, non ho da fare. Salve ragazzi. Ah, salve. Salve. Allora, come vi ho già detto per telefono, Gio Ranieri non va mai allo stadio sull'autobus col resto della squadra. È superstizioso, viene sempre sulla limousine con me. Beh, non c'è problema, come taglia ci siamo. Avete già un'idea di come operare? Certo. E sarebbe? Oh, beh, è molto semplice. Se qualcuno vuole portarti via una cosa, l'importante è che tu non gliela faccia trovare nel posto in cui lui crede che stia. Chiaro, no? L'importante è la chiarezza. Permesso? Ve lo dico sempre. Permesso? Ad essere chiari si va sempre in pari. Sì, io faccio. Sì. Questa è la situazione, scommesse aggiornata fino a 3 minuti fa. Ah, sì? Sì! Stavolta sono sicuro che ci ritiriamo tutti dagli affari, Willis. Non so se mi spiego, con la cifra di 8-0. Avvocato. Bene. Tiragli il collo! Ma signore, siamo in perfetto orario! Dai, gli facciamo una sorpresa! Di mezzo. Ma questa non è una Ferrari. Ce la facciamo diventare. Unità 23, siamo in zona, come previsto. Avete 3 minuti. Ehi, Doug, rallenta adesso e fatti bloccare da loro. Andiamo, ragazzi!
ok, ragazzi. La festa è finita. Fa troppo caldo per picchiarsi. Fermi! Siete tutti sudati, ragazzi. Adesso vi portano a fare la doccia. Dito bene, io. Signor Face, sì? Abbiamo superato le previsioni di almeno 10 milioni di dollari! Sì. Ah, e siamo anche morti! La Robert Delman Construction premia Joe Ranieri come miglior giocatore dell'anno. Cavolo succede? Gioca anche Ranieri! Che hanno fatto quegli imbecilli? Deve essere andato storto qualcosa, cavolo! Qualcosa? Questa è la mia fine, sono rovinato! Che succede? È di cattivo umore, signor Fletcher? E che diavolo siete? Che cosa volete? Fare due chiacchiere. Voi state calmi e godetevi la partita, eh? D'accordo. Sta seduto. Non è niente, ragazzi, intorno subito. Ma che volete? Hai sentito? Hanno già segnato i Washington. Si mettono male gli affari, signor Fletcher. Che voleva da te Garrett? Chi è Garrett? Voi chi siete? Si può sapere? Voglio parlare col mio chi avvocato. Ha chiesto che cosa voleva da te Garrett? Me l'ho detto! Non l'ho mai sentito nominare questo Garrett. Cerca di farti tornare la memoria. Abbiamo le prove che lo hai incontrato. E se anche fosse, io non sono mica uno che fa il soffia. Perché mi avete preso? A sentire. Che c'è? Noi ti possiamo sbattere in galera con l'accusa di rapimento e di gioco illegale. Già. Che insieme fanno solo una dozzina d'anni. Un momento, se parlo... Ah, beh, se parli... Beh, allora facciamo una denuncia di rapimento contro ignoti, vero Steve? Oh, assolutamente, Dan. Ok, io non ho fatto niente di male, ho le mani pulite. Non lo conoscevo, Garrett, e non chiedetemi perché lui conoscesse me, perché tutti mi conoscono. È venuto a propormi uno strano affare. Disse che se lo aiutavo a trovare un certo Ralph Duran, che secondo lui si trovava qui a Miami sotto falso nome, facevamo a metà di 20 milioni di dollari. 20 milioni di dollari sono un bel mucchio di soldi, ma io l'ho messo alla porta perché io sto sempre alla larga dagli affari che puzzano di sporco. Beh, insomma, non sporchi fino a questo punto. Che mi dici di Ralph Duran? Ralph Duran, l'unica volta che l'ho sentito nominare è stato da Garrett. Ve lo giuro, non so altro. Allora, posso andare adesso? Mm. Come no? Oh, grazie infinite, ragazzi! Mi avevate promesso! Era una bugia. E io ci sono cascato! Altro braccio! Noi non siamo poliziotti che scendono a patti con un mascalzone, vero Steve? Assolutamente, Doug. Per una volta Fletcher ha deciso di dire la verità. In nessun archivio di polizia ci sono tracce che abbia avuto rapporti con un qualsiasi Ralph Duran. E per quanto riguarda quest'ultimo, l'affare si complica. Ralph Duran, altamente pericoloso, sospetto di omicidi e rapine. Il 5 marzo 78 il suo corpo è stato ritrovato in un deposito di rifiuti a Detroit, cadavere carbonizzato e quindi irriconoscibile. Niente impronte digitali, riconoscimento avvenuto tramite carta di credito metallica. Carta di credito. Non vi sembra che la cosa sia strana? Già, un criminale con la carta di credito. Esatto. Ehi, un momento. Se non sbaglio, la rapina è avvenuta il primo marzo del 1978. Noi abbiamo arrestato Garrett due giorni dopo, te lo ricordi, Doug? Certo, era il 3 marzo. E il cadavere del nostro amico Duran viene ritrovato il 5 marzo, è esatto. Ergo, dati i precedenti, poteva essere un complice di Garrett. I testimoni dissero che erano 3 i rapinatori. Quindi morto Duran e morto Garrett, il vostro uomo è il numero 3. Sì, ma perché Garrett stava cercando un cadavere? È questo che non capisco. C'è soltanto una cosa molto chiara in mezzo a questi rebus, ed è che avrei fatto meglio a restare con i miei allievi. 93, 94, 95, 96, è aperto! 97. 98, 99. Ehi, salve. Ah. Ciao. Sono in anticipo. No, faccio sempre 100 sollevamenti prima di cena per farmi aumentare l'appetito. Versi.
versati qualcosa da bere. Sì, è meglio. La cena è già pronta. Faccio una doccia in fretta e sono subito da te. Ah, bene. Profumo, mi è venuta una fame. Vuol dire che sei venuto solo per mangiare e scappare via? Ma che dici? Non scappo mai a stomaco pieno. Ascolta, Irene, dal primo momento che ti ho visto... Non dirmelo, ti sei innamorato di me. Vabbè, non lo direi in maniera così banale, no. No, quello che volevo dire è che dal primo momento che ti ho visto ho avuto la sensazione di conoscerti già e adesso mi sono ricordato il Demolition Derby a Tucson l'anno scorso. Cosa è il Demolition Derby? Ti ricordi? No, affatto. No, eh? Cos'è? La porta? È il timer del forno, la cena è pronta. Le 500 miglia di Indianapolis. Non ci vado da 10 anni. Ma vedrai che prima o poi ti verrà in mente. Sì. Coraggio, coraggio, andiamo. Lo sai che sei l'unico uomo al mondo che mi ha battuto a braccio di ferro? Eh beh, ci sono uomini e uomini. Tu non sai quanto questo sia importante per me, tesoro. Ah, sì? Certo, stringimi. Stringimi forte. Cosa? Stringimi forte. Così? No, più forte. Più forte. Beh, non vorrei romperti. Oh, io sono infrangibile, amore mio. Ah. Suonano. Sì? Steve, ha chiamato un certo Charlo. Vuole che lo richiami a questo numero. 473-8329. Ho fatto controllare. È un telefono pubblico del quartiere indiano. 473-8329. Va bene, capo. Sì? Auga te, viso pallido. È successa una cosa nuova. Forse è importante. Forse non lo è. Io vi aspetto qui. Alla tua salute. Alla salute dell'informatrice o della cuoca? Di tutte e due. Grazie. E adesso mi devi dire tutte le città dove sei stata negli ultimi 2 anni. Beh, sono stata 1 anno a Filadelfia. A Filadelfia, ecco dove, a Filadelfia. Non ci sono mai stato a Filadelfia. Non rispondere. Ma potrebbe essere importante. Io lo so chi è. Rispondi. Pronto? Sì, subito. È per te. Sarà quel rompiscatole. Sono proprio io, Doug. Lo sapevo. L'altro giorno, dopo che ve ne siete andati, ho ricevuto questa. È di Garrett. L'Aquila assicura il vostro futuro. Cosa significa? Ci ho pensato sopra 3 giorni. E una cosa sono certo. La lettera, il martello e il cacciavite sono collegati. L'Aquila assicura il vostro futuro. Boh, io non ci capisco niente. Neanch'io. Quando capiremo, avremo la chiave del mistero. Già. Dì un po', tu che l'hai visto vivo, non è che per caso era un po'... Era lucido. Teneteli voi. Qui c'è la verità. E un'altra cosa. Garrett era sicuro che l'uomo che cercava aveva cambiato faccia. Charlo, l'uomo che stava cercando è morto 7 anni fa. C'è un vecchio detto indiano. Non tutti i morti finiscono sottoterra. Certo. Qualcuno finisce in fondo al mare, qualcun altro finisce bruciato. 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 Duran è morto bruciato. Sì. Un momento.
Arrivo! Chi è? Sono io. Ciao. Grazie di essere tornato. Scusa, ho bisogno di sapere chi erano i chirurghi plastici fuori legge che operavano in Florida negli anni 77-78. Adesso? Sì. Ma è mezzanotte, non posso svegliare i miei informatori. Per favore. Va bene. Detroit! Il campionato di Formula 1 a Detroit, esatto? No, non sono mai stata a Detroit. Pronto? Si chiamava Mel Danaiser. Tutti i mascalzoni si facevano cambiare i lineamenti da lui. E anche lui è morto nel marzo del 78, esattamente il 30 marzo. Appunto. E guarda caso 25 giorni dopo il ritrovamento del cadavere di Duran. È il tempo necessario a cicatrizzare le ferite, ergo? Oh, la pianti di dire sempre ergo, per favore. Mi rende nervoso. Insomma, tu pensi che Duran prima si è fatto cambiare la faccia e poi ha ucciso il chirurgo? Esatto. Scava, scava. Insomma, questo sembra un lavoro più adatto ai becchini che ai poliziotti. Stiamo trovando soltanto cadaveri. Sì, è vero. Ah. Questa è una clinica per animali. Era la copertura per le operazioni di chirurgia plastica? No, la signora Danaiser l'ha aperta dopo la morte del marito. Ama molto gli animali. Mm. La signora Danaiser? Cosa vuole da me la polizia? Controllare la mia licenza? No, no. Noi vorremmo farle qualche domanda sul suo marito. Mio marito è morto da 7 anni. Lo sappiamo, signora. Siamo interessati alle circostanze della sua morte. C'è il rapporto del coroner. È stato investito da un camion. Scusate, ma ho un cane sotto flebo e sono senza assistente. Arrivederci. Possiamo aiutarla noi? Sì, abbiamo fatto il corso per paramedici. Eccomi, Bounty. Scusa se ti ho fatto aspettare. Adesso ti stacco subito la flebo. Se volete aiutarmi, distribuite il pappone ai cani e alle caprette in giardino. Quello nel secchio giallo è per i cani, quello nel secchio verde è per le capre. Ecco, io penso ai cani, tu pensi alle capre. No, tu pensi alle capre. Come vuoi. Bravo cagnolone, stai meglio adesso, vero? Sono tutti trovatelli questi animali, abbandonati per la strada. La gente che non ama le bestie è capace di tutto. Come chi ha ucciso suo marito. Che ne sapete voi? Beh, noi non sappiamo niente di certo, ma sospettiamo che il camion che ha investito suo marito lo abbia fatto intenzionalmente. Per questo è stato riaperto il caso. Dite sul serio? Siamo qui per questo. Chi poteva volerlo morto? Beh, in teoria tutti i pazienti di suo marito avevano interesse a toglierlo di mezzo come testimone. Questo è vero. Si ricorda l'ultimo cliente che suo marito ha operato? E come potrei dimenticarlo? Venite con me. Pagò talmente bene che facemmo una lunga vacanza in Europa nel 78, Londra, Parigi, Madrid. Circa un mese. Sì. E quando siete tornati a Miami è accaduta la disgrazia. Sì, esatto, 2 giorni dopo. Il professore teneva un archivio dei pazienti? No, ma conservo tutte le agende dove segnava gli appuntamenti. Ecco qua. Permetti? Sapete, erano operazioni illegali, niente nomi, niente ricevute. Ehi, ehi, guarda qui, R.D., Ralph Duran. Sembra che abbiamo imboccato la strada giusta. E che significa questo F.T. dopo i 75.000? Era la sigla che usava quando l'operazione comportava il cambiamento totale della fisionomia. Grazie per la collaborazione, signora Danaiser, ci è stata di grande aiuto. Sì. Riuscirete a prendere l'assassino? In genere li prendiamo, signora. Scommetto che stai pensando quello che ho già pensato io. Sì, assolutamente, amico.
Hai finito? Sì. Grazie, signore. No, dico, siete diventati matti. Delman è forse la persona più importante della città. Ha un grande peso politico. È presidente dell'associazione industriale ed è un pezzo grosso del golf club. Sì, ma le sue iniziali sono RD. È una strana coincidenza. Andiamo, Steve. Milioni di persone hanno quelle iniziali. Come nasce la fortuna di questo Delman? Dici di più. È semplice. È scappato da Cuba come tanti altri per sfuggire al duro regime di Castro. Quando? Oh, circa 7 anni fa. Aveva già un bel patrimonio e qui poi ha fatto degli investimenti intelligenti. Qual è la data esatta del suo arrivo qui? Il 2 aprile 1978. Ah, circa un mese dopo il ritrovamento del cadavere di Ralph Duran. Coincidenza numero 2. Prima le iniziali e adesso la data del suo arrivo a Miami. Proprio 3 giorni dopo la morte del chirurgo plastico. Adesso le coincidenze sono diventate 3. Oh, andiamo, ragazzi. Ok, okay, okay, come non detto. Qui non si entra nemmeno con un carro armato. A noi servono solo le impronte digitali di Delman da confrontare con quelle del defunto Duran. Esatto. Sarebbe il modo più sicuro per toglierci ogni dubbio una volta per tutte. Ehi, Tanney non ha detto che Delman è un pezzo grosso del golf club? Sì. Allora lì troviamo tutte le impronte che ci servono. Ah. Il pettine. Il pettine. Ma cosa ti vuoi pettinare con la mazzata no, che hai preso? Era il pettine di Delman. Sicuramente sarà stato pieno di impronte. Pronto? Dimmi. Il pettine. Ah, ho capito. Sicuro che non ha preso nient'altro? Non mi piace. Questa volta quei due mi sono arrivati troppo vicino. Intesi? Salve. Una lanciata. Due, per favore. Risolvere il caso, invece eccoci qua. Giriamo tutto il giorno come due trottole. Che perdita di tempo, io voglio fare qualcosa. Beh, intanto comincia col pagare le aranciate. Ho dimenticato un'altra volta il portafogli. Ti dispiace pagare tu, poi facciamo tutto un conto. Mm. E ti pareva, eh?
È sempre la stessa storia. Va avanti, andiamo. Dai, fila, sparisci! Ah, non ci posso credere. Delman può essere capace di qualsiasi cosa, ma qui si tratta di tentato omicidio. Conosci qualcun'altra a Miami che avrebbe interesse a liberarsi di noi due? Troppe cose coincidono. Lasciamo perdere le iniziali del nome, ma c'è la data in cui è apparso in questa città e la bomba nella nostra auto proprio il giorno dopo che abbiamo tentato di prendere le sue impronte digitali. Ma cosa ne sa Delman che voi volete le sue impronte digitali? Beh, mi hanno quasi accoppato per togliermi il pettine. Allora, firmaci un mandato e noi ti consegniamo il signor Delman Duran su un piatto d'argento. No, no, ragazzi, è troppo grosso. Se falliamo, saltiamo tutti. E se ti porto una prova che lo incastra? E cioè? Informati via computer se qualche socio del golf club ha denunciato un tentativo di furto stanotte. No, la risposta è negativa. Non ti sembra strano? Allora, capo? Dio ce la mandi buona. Però voglio che sia chiara una cosa. Non vi do mandati di perquisizione. Agite in borghese come privati cittadini. Io non voglio saperne niente. Ci sono già stati troppi omicidi. Ricordate, non voglio altro sangue. Amici, un attimo di attenzione, per favore. Questo è il mio grazie alla città di Miami e sono orgoglioso di affermare che sarà il più grande complesso che sia mai stato costruito in questa città e che non avrei mai potuto realizzare senza il vostro contributo. Grazie. Sapere perché permettono agli elicotteri di volare sopra i centri residenziali. Come vi permettete di interrompere il mio ricevimento? Questa ve la farò pagare cara. Sì, va bene, ce la metto in conto. Ma si può sapere chi siete? Polizia, ottavo distretto. Possiamo fare due chiacchiere? Entriamo in casa. Scusatemi. Salve. Sedete, prego.
L'unica giustificazione che riesco a trovare, per essere sincero, è che siete fuggiti da un manicomio. Che cosa volete? Vogliamo raccontarti una storiella. Per vedere se hai buona memoria. 8 anni fa, 3 banditi hanno rapinato 20 milioni di dollari alla Banca Federale di Detroit. E allora? Noi ne arrestammo uno, solo uno di loro, Garrett. Ma lui non rivelò il nome degli altri complici. Molto interessante. Continui. Appena è uscito di galera, è venuto a Miami in cerca del compare Ralph Duran per avere la sua parte del bottino. Garrett ha trovato Duran. Però Duran aveva un'altra faccia e un altro nome, ma lo stesso istinto d'assassino. E sfortunatamente si è ritrovato con una lama di coltello di 20 centimetri piantata nella schiena. E noi siamo convinti che Duran si trovi qui, seduto davanti a noi. È vero, Mr. Duran? Fantastico. Avete una bella fantasia. Dovevate fare gli sceneggiatori, avete sbagliato a fare i poliziotti. Ma io vi rovinerò. Oh mio Dio, che paura. Ho i brividi per tutto il corpo, signore. Ti darò io l'arma per rovinarci. E cioè? Noi prendiamo le tue impronte digitali, le confrontiamo con quelle di Duran e se abbiamo sbagliato hai vinto. Per me va bene. Nulla in contrario a darvi le mie impronte. Prima però vorrei fare una telefonata. Oh, prego. Comando Polizia Miami, desidera? Parla Robert Delman. Mi dia il signor Risner. È il capo della polizia. Caro Robert, cosa posso fare per te? Si tratta di una grana, purtroppo, Joe. 2 tuoi agenti sono piombati in casa mia senza mandato per raccontarmi che invece di essere me stesso sarei un certo Duran, rapinatore di banche e assassino. Che cosa? E c'è di più. Credo che siano proprio loro i ladri che hanno scassinato il mio armadio al golf club l'altra notte. Non avevo sporto denuncia, ma lo faccio adesso. È inaudito, Robert. Ti faccio tutte le mie scuse. E insistono per prendermi le impronte digitali per non so quale verifica. Nulla in contrario a collaborare, naturalmente. Ma sporgerò querela contro la polizia di Miami per danni morali. Ti telefono soltanto perché sei un vecchio amico. E purtroppo questa storia ti procurerà non poche noie, visto che siamo in periodo elettorale. Certo, capisco. Passami quei 2. Parla pure, ti sentono. Qualificatevi. Agente J. Donnell, 8° distretto. Agente L. Ray, come sopra. Tornate al vostro distretto e consideratevi agli arresti. Dite al capitano Tanney che tra mezz'ora sarò lì. Questo paese può vantarsi di avere la più illuminata costituzione del mondo. E voi commettete un gravissimo abuso contro il cittadino più illustre di questa città. Mi meraviglio di te, Tanney. È inutile che ti dica che aspetto le tue dimissioni. Quanto a voi, riconsegnate distintivi e uniformi. Ho già informato i vostri diretti superiori, che prenderanno provvedimenti adeguati nei vostri riguardi. È tutto. Ci dispiace, capo. Sono responsabile quanto voi. Abbiamo provato, ragazzi, è andata male. Ciao, Danny. Arrivederci. Lo dovrò pure incontrare, Delman, un giorno o l'altro. Non sono più un poliziotto, no? Non c'è niente che possa fermarmi ora. Salve, signora Craig. Salve. Stavo passando da queste parti e così ho detto ai miei ragazzi: andiamo a dire grazie a quei due angeli. Oh, donna l'avrei. E signora Clay, credo che in questo momento sia quello che gli ci vuole. Ah sì? In che senso? È che hanno un problema un po' delicato. Ecco qua. Se vi può consolare, i ragazzi sono tutti dalla vostra parte. Grazie. Oh, scusatemi, sono la vedova di Clay. Ah, è la vedova di Clay. Oh, ho saputo quello che è successo, mi dispiace tanto. Noi volevamo ringraziarvi per quello che avete fatto. Non c'è di che. Ma si figuri. Ciao, bambini. Arrivederci. Auguri. Arrivederci. Lo capisci adesso perché me ne stavo alla larga dalla polizia? Troppa politica. Se non altro abbiamo aiutato la famiglia Clay. Ehi, taxi! Passare a salutare Irene? No, meglio di no. Tu vuoi salutare Annabelle? Stai scherzando, lei non può soffrire i perdenti.
No, passiamo a prendere i bagagli e poi andiamo all'aeroporto. Fermati! Doug, guardala. L'aquila assicura il vostro futuro. La facciata dell'albergo. Ehi, torniamo indietro, presto. Ah, salve ragazzi. Ehi, ma che muovi? Mi dico, ma che sta succedendo? Ehi, fermi. Ma che state facendo? Ma mi volete spiegare perché ce l'avete con me? Questo è un albergo rispettabile e voi lo state facendo diventare un bordello, ma io vi denuncio. Ragazzi, se sapete una bella preghiera, questo è il momento di dirla. Charles, guarda sotto quella targa. Ci siamo. Tu aspetta qui. Senti, capo. Ma voi non dovevate già essere in volo? Le dimissioni le hai già presentate? Ho finito adesso la lettera che presenterò domani. Sospendi tutto. Perché? Che è successo? E probabilmente sarà il capo della polizia a presentare le dimissioni. Mi scusi, signore. Che cosa c'è, Ramon? È arrivata una raccomandata per lei, signore. Ah. Grazie. Puoi andare, Ramon. L'originale del nastro che stai per ascoltare è nelle mie mani. Marzo del 78 hanno trovato il tuo cadavere carbonizzato. Sappiamo tutti bene che non si trattava di te. Era il nostro amico Phillips. In galera si è saputo che Phillips era scomparso di circolazione contemporaneamente al ritrovamento del tuo cadavere. La Florida è sempre stata il tuo sogno. E chi viveva a Miami a quei tempi? Danaiser, un famoso chirurgo fuorilegge. Quando circa un mese dopo la morte di Phillips ho letto sul giornale che Danaiser era stato investito da un camion, ho capito che eri arrivato dove volevi. Chi è? Scommetto che in questo momento sei ancora più pallido, viso pallido. Se vuoi il nastro originale, vieni a prenderlo. Dove e quando dico io. E con 10 milioni di dollari più 8 anni di interessi. Fa 20 milioni, cifra tonda. E se non volessi venire? Verrai, verrai. Questa non è una transazione, è un ricatto. Se fai il furbo, mando gli originali all'FBI. Con il suggerimento di confrontare le tue impronte con quelle di Ralph Duran che sono in archivio. 20 milioni sono un mucchio di soldi. Hai 8 ore per metterli insieme. Ci vediamo stasera alle 11 nel magazzino abbandonato della Yankee Company. Naturalmente devi venire solo. Ramon, voglio tutti gli uomini qui nel mio ufficio entro mezz'ora.
Accendete la luce! Sapevo. Fidati, te li darò i soldi. Mi fido solo di questo. Copri. Hai una buona mira, viso pallido. Che è successo? La prossima volta non voglio solo il giubbetto, voglio anche un casco antiproiettile. Dov'è Duran? Io non lo so. Basta.
fardo maledetto. E ora come ti metti, amico? Non mi uccidere, ti prego. Dimmi il tuo prezzo. Adesso ti cambio la faccia un'altra volta. E gratis. È il tuo giorno fortunato, Duran. Forza, muovetevi. Avanti, avanti. Coraggio, andiamo. Muoviti tu. Andiamo, muoviti. Salve, capo. Ciao, Steve. Al 52esimo piano. È lì che ti ho visto. 52esimo piano della sede dell'FBI di New York. Già. Sono l'agente speciale Irene Allen, distaccata a Miami per azione di copertura. Non potevo mancare al finale della vostra brillante operazione. Salve, è troppo bello per essere vero. Però vi avevo detto niente sangue. Ma no, è solo salsa di pomodoro. Allora, abbiamo una visita da fare. E a chi? Dobbiamo dare la buonanotte al tuo caro amico Risner. Addio, Doug. Qui le nostre strade si separano. Il mio aereo per Tampa parte prima del tuo. Allora sei proprio deciso. Torni dai tuoi diavoletti volanti. E tu rimani a fare il piedi piatti. L'hai detto. Buona fortuna. Ho dimenticato il portafogli. Ti dispiace pagare il taxi, poi facciamo tutto un conto. Stavo in pena. Ehi, ti ricordi Charro e il suo detto indiano? Tutto il denaro del mondo non vale un vero amico.